Già 8 anni ero tutta la giornata del Verona, ho fatto tutta la gavetta, diciamo. Fino ai 15-16 anni era semplicemente un gioco per me, poi ho capito che magari potevo fare qualcosa. Ovviamente era un gioco, ma la prendevo seriamente perché era una cosa che volevo fare, volevo arrivare in Serie A. Poi alla fine ci sono riuscito, e sono riuscito anche a segnare con la stessa maglia e è stato insomma un momento molto bello. Nel sotto giovanile la cosa che ho imparato più di tutte è il lavoro, perché tutte le annate ho avuto allenatori e preparatori che hanno fatto sempre lavorare e mi hanno fatto sempre rimanere coi piedi per terra nonostante magari potevo, a quell'età è normale, montarsi la testa. Nelle giovanili fino a 9-10 anni ho giocato da centrocampista basso, diciamo mediano, e poi mi hanno abbassato difesa centrale e da lì ho fatto sempre quel ruolo lì. Uno dei momenti più importanti nella mia carriera è stato il primo contratto da professionista. Era una cosa che mi ha detto insomma, il mio procuratore che sarebbe arrivata. E io insieme alla mia famiglia insomma, eravamo contentissimi. A quell'età insomma è una delle cose più belle poi che può arrivare, ma non solo per proprio il contratto in sé, ma come attestato di stima da parte della società che ti offre il contratto. Mio fratello fa l'arbitro, infatti ogni tanto anche con lui quando ci sono dei dubbi su qualche segnalazione, diciamo, insomma parlo con lui, ogni tanto lo prendo anche in giro, lui mi prende in giro. Ho esordito in Serie B e in Serie A. Devo dire che quelle in Serie B ho avuto un po' più di emozioni, più diciamo, anche timore all'inizio, perché sono entrato a partita in corso e poi perché era proprio la prima presenza. In Serie A ovviamente avevo comunque le emozioni e tutto, però se devo comparare le due cose, in quella in Serie B è stata più emozionante. Mister Juric mi ha fatto esordire lui in Serie A, lo stimo tanto e lo ringrazierò per sempre perché è stato il primo a credere in me e niente, lo incontreremo questo fine settimana, ovviamente in campo non ci sono amici e faremo di tutto per vincere la partita, però lo saluterò insomma. A Verona è stata diciamo casa mia, è come se fossi stato in casa con i miei. Quell'anno è stato bellissimo perché ho giocato regolarmente e ci siamo salvati a 5-6 giornate dalla fine. E poi è arrivata questa offerta dalla Roma, a cui non ho potuto rinunciare. Sono stati 3 anni e mezzo molto belli, tra alti e bassi, in cui abbiamo vinto anche una Coppa. La finale a Tirana è stata super emozionante, anche se non ho purtroppo giocato. Ho sentito tutta l'energia del mio popolo, insomma, che tifava per noi. Ci ha anche aiutato moltissimo a vincere quella partita perché è stata una partita difficile. E alla fine, quando ha fischiato la fine l'arbitro, è stata gioia pura, insomma. Ho fatto qualche gol nella mia carriera, soprattutto da calcio d'angolo. Ovviamente non sono un attaccante, non è il mio mestiere fare gol, però è una cosa che mi piace, ogni volta che vado sui calci d'angolo il mio obiettivo è quello di cercare di buttare dentro la palla e spero anche di farne qualcuno anche qua. L'infortunio ovviamente è venuto in un momento in cui non doveva venire, però come sappiamo gli infortuni arrivano sempre in momenti meno attesi. È stato un periodo difficile soprattutto all'inizio perché ovviamente le prime settimane non potevo camminare o comunque avevo bisogno delle stampelle. È stato difficile, ma mi hanno sempre insegnato, quando uno cade, di rialzarsi. E adesso sono pronto, mi sento bene fisicamente e non vedo l'ora di scendere in campo. Adesso sto bene, ho recuperato in pieno dal piccolo intoppo che ho avuto muscolare. Sto andando con la squadra, mi sento bene. Adesso ho bisogno solo di stare il più possibile in campo, tra allenamenti e poi vediamo anche in partita. E niente, mi sto trovando benissimo finora. È stato tutto molto veloce, penso il giorno prima che iniziassi le visite mediche è stata la prima volta che è uscito il nome del Sassuolo. Insomma non ho avuto esitazioni, ho subito detto al mio procuratore che volevo venire qua e così è stato. Ho sentito anche Bairami, ci siamo sentiti prima che partissi e niente, mi ha detto che mi aspettava qua e niente, sono partito, sono venuto qua e adesso sono felicissimo. Sono arrivato a Sassuolo e ho trovato subito un gruppo di ragazzi volenterosi
pieni di voglia di giocare, di fare risultati, un mister carico e un ambiente molto, molto sereno, molto compatto. Insomma, la classifica non è bellissima, ma sappiamo che con il lavoro possiamo migliorare questa situazione. La partita col Torino sicuramente non è facile, loro sono una squadra molto fisica, è una squadra che gioca uomo contro uomo a tutto campo, dovremo stare attenti alla loro fisicità, ai loro anticipi, perché comunque verranno a prenderci alti, però sono convinto che con le nostre qualità potremo metterli in difficoltà. Per me la nazionale albanese è importantissima perché è quello che ho sempre voluto, la mia famiglia è totalmente albanese. È vero che sono nato qua in Italia, ho avuto la possibilità di scegliere, ho scelto l'Albania perché il cuore insomma è più verso l'Albania. Il girone dell'Europeo, la prima partita è contro l'Italia, non me l'aspettavo perché comunque è difficile che si incontri, ma le nazionali in cui comunque ci tengo più di tutte. E niente, sarà emozionante, spero di esserci, ovviamente spero che vinciamo noi. Ai nostri tifosi dico che non è importante la quantità, ma diciamo la qualità. Non è importante se sono 50 o 50.000, ma il loro sostegno c'è sempre, quindi quello ci darà una mano. Forza Sassuolo!